Domani dovrebbe disputarsi a Parigi l'incontro di pugilato femminile valido per andare ai quarti di finale del torneo olimpico. Peccato però che non sarà un incontro tutto al femminile, perché la nostra Angela Carini dovrà affrontare un trans. Sì, un uomo insomma, uno che è nato col cazzo e con una struttura fisica e muscolare, naturalmente più potente di quella della nostra atleta italiana. E tutto questo non lo puoi abbassare tramite il livello di testosterone. Ci sei nato così, caro Imane, senza l'imene. Uno che era stato escluso dai campionati mondiali nelle gare femminili, ma che guarda un po' in queste Olimpiadi all'insegna delle puttanate LGBT, viene ammesso in un combattimento fra donne. Quelle nate con la patata, per intenderci. Ma c'è un modo per fermare questa follia divagante ormai in diversi sport. Cara Angela, non partecipare. Lo so, è uno sforzo immenso non farlo. È un tuo diritto gareggiare, ma così facendo rischi di non rispettare un diritto fondamentale di ogni sportiva, ovvero quello di combattere ad armi pari, donna con donna, stesso sesso alla nascita, stessa capacità fisica naturale. Tra l'altro, metti a serio rischio la tua incolumità e non ne vale la pena, soprattutto trattandosi di una farsa sportiva. Non partecipare, tu non hai nulla da dimostrare. Non partecipando vincerai la più bella medaglia e quella con più valore, il valore di essere donna, una grande donna, che non ha sottostato a questa ennesima follia, perché non è sport fatto in questo modo, non è ciò per cui ti sei duramente allenata, ma è una follia e basta, è una mossa politica che non rispetta né te né lo sport. Domani dunque non partecipare, e magari dopo di te altre seguiranno, finché un giorno questi trans, questi uomini che si sentono donne, questi atleti, evidentemente pippe fra gli uomini, che per vincere la loro debolezza si percepiscono donne in modo da portare a casa un risultato, anche se il più falso di tutti, non si ritroveranno a combattere fra loro, come giusto che sia. Non si sentono uomini? Che sia fatta la categoria trans, perché trans è trans, donna è donna, uomo è uomo. Cara Angela, io ti ripeto, non farlo. So che con tuo papà avevate un rapporto eccezionale. Pensa anche a lui. Ti ha creato donna, sei anche una bella ragazza. Perdonami, ma io non credo potrebbe approvare. Ciao.